ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Come avrete visto già dal titolo, avrete notato, oggi andiamo a recensire un prodotto che ve lo sconsiglio. Lo recensisco perché voglio evitare anche a voi di spendere soldi inutilmente. Ho visto un grande interesse da parte di voi utenti, da parte degli utenti in generale, per i vetri temperati. E per questo motivo voglio evitare e voglio già crearvi un filtro almeno di prodotti che non dovete comprare. Ho notato che ci sono state diverse critiche anche sul prodotto della Blason. Io personalmente, ve lo dico anche qui, non ho mai riscontrato problemi su quel vetro. Ha sempre funzionato egregiamente e non mi ha mai dato problemi. Poi chiaramente ci sono casi e casi, quindi non metto bocca su chi a chi non funziona bene quel vetro. Però vi posso dire che questo vetro che ho acquistato da ieri, da due giorni, lo sto provando da questa mattina, devo dire va veramente male. Io, come vi dicevo, non ho mai fatto delle recensioni totalmente negative, anche perché mi informo ben prima sui prodotti, come vanno, come non vanno, mi do uno sguardo anche io in modo tale da non richiedere prodotti che sono assolutamente negativi e danno a totalmente problemi. Vado a richiedere sempre prodotti di una certa qualità in modo tale da poterveli consigliare ad occhi chiusi. A questo proposito, molti utenti mi hanno chiesto, per quanto riguarda i vetri temperati, di dargli un'alternativa al vetro della Blason. Allora mi sono messo in moto su Amazon e ho cominciato a cercare dei vetri. Sono incappato in questo vetro. Come adesso ve lo faccio vedere su Amazon, potete vedere che ci sono ben 7 recensioni positive, tutte 4 stelle su 5, 5 stelle su 5, 4 e mezzo su 5. Quindi ho deciso, ho detto, beh, ok, compriamolo e vediamolo, perché possa essere comodo e possa essere una valida alternativa agli utenti rispetto al vetro della Blason. Per chi ha problemi con quello, ho detto, li posso consigliare questo. Beh, il vetro adesso attualmente non è più disponibile. L'ho pagato solamente, tra virgolette, 8,90€, 9,99€, adesso neanche mi ricordo perché avevo ordinato altri prodotti, ma sicuramente se ci riesco mi faccio vedere anche gli 8,99€, mi faccio rimborsare, perché assolutamente questo vetro non vale la pena. Io l'ho già aperto, l'ho già montato. Anzi, devo dire, la custodia è davvero ben fatta, oltretutto. Io non conoscevo questa azienda, anche perché non penso che sia di una marca rinomata o blasonata, perché non ha grandi marche. È prodotto in Cina, devo dire, la scatola è davvero ben fatta, come vi dicevo, plastica, legno intorno, quindi molto anche bella la presentazione. L'ho già montato il vetro perché volevo inizialmente provarlo per vedere come andava, come non andava, soprattutto se era compatibile con le cover. Ho letto diverse recensioni sui vetri su Amazon e ho fatto anche fatica un po' ad acquistarlo, questo qui, a trovarlo, perché comunque molti non sono compatibili con le cover. Molti lamentavano il fatto che il vetro arriva oltre il display e quello lì andrebbe a, diciamo, a causare problemi con le varie cover, con le varie custodie. Allora ho comprato questo qui e l'ho voluto mettere prima per vedere un po' le reattività, per vedere come andava. Beh ragazzi, devo dire, per fortuna che l'ho fatto, perché vi avrei detto inizialmente forse che poteva andare bene, ma non va assolutamente bene. Adesso vi faccio vedere un po' prima di tutto come sta al display. Prima di tutto è molto più riflettente, ha una grande riflessione, soprattutto è fastidioso sotto la luce del sole rispetto anche a quello della Blason. Guardate come è opaco, appena si va a mettere sotto la luce del sole, anche se facendo il display, vedete come è quasi opaco il display. Devo dire, negativo anche questo sotto questo punto di vista, a prescindere, anche se fosse stato il miglior vetro reattivo, ma dà veramente molto molto fastidio, a parte che non è assolutamente olofobico. Lo sto utilizzando da poco, cioè l'ho pulito poco fa prima di fare la recensione e guardate come si è ridotto. Ci do una pulita, anzi, adesso così ve lo faccio vedere anche pulito, vi potete rendere conto. Guardate anche pulito come riflette tanto. È davvero fastidioso sotto la luce del sole. Oltretutto, delle volte non riesco neanche a... Ecco, vedete come perde il segno. Delle volte non riesco neanche a far riconoscere il Force Touch sul telefono. Vi faccio vedere come questa parte è totalmente nulla, totalmente piatta. Al centro perde quasi totalmente la reattività. Ho provato a scrivere, guarda, vi faccio un esempio che neanche si riesce a cancellare. Vedete come perde le lettere? Vi faccio uno zoom. Ok, io potrò aver fatto qualche sbaglio, posso fare qualche sbaglio nella scrittura, però di certo non salto del tutto le lettere. Vedete come va un po' un po' per conto suo. Perdere reattività anche sui bordi, perde reattività anche leggermente qui sul bordo inferiore, sulla parte inferiore, non tanto su quella superiore quanto la tendina delle notifiche si riesce a tirare su bene, però vedete come perde proprio i colpi questo, con questo vetro. Devo dire,
decisamente pessimo. Era buono perché mi piaceva questo vetro appena aperto perché riusciva ad arrivare a filo del display. Per tutti coloro che si fanno la domanda se alcuni vetri sono compatibili o no, basta vedere se il vetro temperato arrivi a bordo del display. Se arriva oltre il bordo o ha le cornici nere qui da un lato, vuol dire che va oltre il display, quindi prende anche parte di questo bordo laterale del telefono. In quel caso, cioè, le cover non sono assolutamente compatibili, perché le cover devono avere, adesso vi metto questa qui della WAG, che è una fra le più alte come bordo, deve avere un certo gioco, deve avere un certo spazio vuoto per poter far arrivare la cover ad aggrapparsi al telefono. Oltretutto, questa cover, rispetto anche a quella della Blason, ha un bordo qui laterale anche più scoperto, quindi se da una parte va meglio per altre cover che potrebbero avere anche un bordo esageratamente più alto, quindi potete, diciamo, applicare tanto qualsiasi tipo di cover su questa, ma dall'altra lascia questo spazio vuoto ancora più scoperto, lascia uno spazio ancora più grande rispetto a quello della Blason. E questa qui è una cosa che non mi è piaciuta tanto. Io l'ho cercata di posizionare esattamente al centro, mi sono quasi impazzito per posizionarla al centro, ho lasciato perfino la cover per vedere se andava o non andava, per darmi anche un po' un binario grazie alla cover, per posizionarla dritta, ma ragazzi non va. Io ho provato a schiacciare verso il centro, a levare se ci fossero state eventuali bolle d'aria che non si vedevano, e poi non mi piace nemmeno, guardate, adesso vi tolgo la cover, anche queste righe qui. Queste qui sono righe in cui probabilmente non c'è la colla, perché dove c'è la colla si vede un po' la colla, si vede che è leggermente differente il colore, leggermente più opaco. A parte il fatto che rimangono dei pallini di colla qui, sui bordi. Adesso non so se si può vedere, vi faccio uno zoom e vediamo. Ecco, vedete, questo qui è il pallino di colla. Bruttissimo e non mi piace assolutamente. La cover potrà costare anche poco, ma deve essere sicuramente funzionale, soprattutto bella esteticamente, soprattutto quando lo mettete su un telefono del genere. Io mi sono trovato davvero male. Adesso delle volte risponde, poi delle volte no. Però durante la scrittura veloce, devo dire, crea tantissimi problemi. Quindi ragazzi, questo qui era un breve video. Non l'acquistate, oppure se la volete acquistare provatela, può darsi che forse a voi andrà bene come ad alcune altre recensioni, però l'attività a me personalmente ha dato tantissimi tantissimi problemi. Io volevo fare questa recensione velocemente perché non vedo l'ora di toglierla, perché davvero non mi piace assolutamente. Ragazzi, se avete qualche vetro temperato, io già lo avevo scritto e lo volevo dire anche nelle recensioni precedenti, ne approfitto visto che stiamo facendo una recensione su un vetro temperato, se avete dei vetri temperati che sono buoni, che vi ci trovate bene, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Casomai lo acquisto, me lo faccio mandare dall'azienda e lo proviamo, così almeno lo facciamo sapere agli altri utenti che cercano vetri temperati buoni e che stanno cercando le vostre stesse informazioni. Quindi io continuerò la ricerca di questi vetri temperati, farò altre recensioni, recensirò tutti i vetri che mi capitano, che siano essi buoni o che siano essi totalmente negativi come questi qui, quindi pessimi, così almeno avrete un'idea di quali sono quelli buoni, quelli no. Perlomeno cercherò di aiutarvi anche nella ricerca su Amazon. Chiaramente ragazzi, poi è totalmente soggettiva alcune volte la cosa, però per me questo qui non è un vetro assolutamente che funziona. Comunque ragazzi, grazie ancora di seguirmi, grazie ancora di iscrivervi al canale, se vi è piaciuto questo video o perlomeno se vi è stato utile, perché sicuramente non è un bel prodotto questo, metteteci un like qui sotto, mi fa sempre molto piacere. Per questo è tutto ragazzi, da Times Gadget Pier Giorgio, buona giornata a tutti.